ha giocato per 27 squadre diverse e in tutti i continenti. Ha rapito un pinguino. È stato per 3 mesi e mezzo in carcere a Singapore. Ha rapito un pinguino ed è morto in campo 3 volte nel corso della stessa partita. Il giocatore che abbiamo deciso di raccontarvi oggi non è decisamente uno come tutti gli altri. Questa è la storia di Lutz Pfannenstiel. I portieri sono tutti un po' matti, ma Lutz Pfannenstiel lo è decisamente più di molti altri. Ed è questa la follia che l'ha portato a diventare l'unico giocatore sulla faccia della terra ad aver giocato almeno una partita da professionista per ciascuna delle 6 confederazioni continentali. Insomma, l'unico continente dove Pfannenstiel non ha messo piede per giocare è l'Antartide. E non è che non ci abbia provato, visto che nella parte finale della sua carriera si è preso a cuore molte cause ambientali e ha provato a organizzare una partita al Polo Sud per beneficenza. Certo, non è l'unico globetrotter nel mondo del calcio. 2 esempi li abbiamo anche in Italia e curiosamente sono entrambi portieri. Pensiamo a Giacomo Ratto, che da Varese ha iniziato a costruirsi una carriera in giro per il mondo. Svizzera, Malta, Panama, Nicaragua, Figi, Mongolia, Zimbabwe e Islanda. E tuttora gioca nel campionato maltese con la maglia dei Victoria Wanderers. Oppure a Mauro Boer, che faceva parte della rosa della promozione del Bari in Serie A del 2009 e che a un certo punto ha deciso di andare a giocare all'Amicale, squadra del campionato delle Isole Vanuatu, prendendo parte peraltro alla Champions League dell'OFC, la Confederazione del Calcio Oceanico. Poi anche per lui Malta e Mongolia, poi Maldive e infine India. Ma con Pfannenstiel siamo a un altro livello completamente. Facciamo l'elenco dei posti dove ha giocato? Partiamo dall'Europa. Germania, ovviamente, il suo paese, dove ha iniziato dalla 4ª divisione con il Kötzing. E in Germania è tornato a giocare a più riprese con il Wacker Burghausen, il Friedland e l'ASV Hamm. Poi in Inghilterra per le riserve di Wimbledon e Nottingham Forest, oltre che per Bradford Park Avenue e Huddersfield. In Belgio al Sanktruiden, in Finlandia sia al Tampere sia all'Aka, con cui ha vinto peraltro il campionato finlandese. In Norvegia al Bærum, al Flekkerøy e al Manglerud Star. In Albania al Vlaznia di Scutari e in Armenia al Bentonit Yerevan. Il secondo continente che ha toccato è stato quello che in realtà gli ha dato il suo esordio da professionista, ovvero l'Asia, dove ha giocato in Malesia con il Penang e poi a Singapore con il Sembawang Rangers e il Geylang United, con cui ha vinto anche il campionato nazionale. Un'esperienza importante è stata anche il suo prestito in Sudafrica, che gli ha fatto conoscere il suo 3º continente e che gli ha visto vestire la maglia di una squadra leggendaria di Johannesburg come gli Orlando Pirates. Ma in Africa Pfannenstiel è approdato anche in Namibia, dove ha giocato con i Rainblers, lavorando nel frattempo come allenatore dei portieri della nazionale, un ruolo che aveva già ricoperto in precedenza per la nazionale di Cuba. Un'esperienza importantissima è stata invece quella nel campionato neozelandese, che gli ha permesso di giocare nel suo 4º continente, l'Oceania. In Nuova Zelanda ha giocato per 5 stagioni, approfittando della stagione corta del campionato neozelandese, che va da novembre ad aprile, per riempire il resto dell'anno con 5 stagioni in prestito nell'altro emisfero. Così ha vestito a più riprese la maglia del Dunedin Technical, poi diventato Otago United, e ne ha approfittato per esordire anche nel suo 5º continente, l'America del Nord, e più precisamente in Canada, dove ha vestito le maglie dei Calgary Mustangs e dei Vancouver Whitecaps. Il 6º e ultimo continente mancante l'ha potuto cancellare dalla lista a 35 anni, quando con la maglia del club atletico Herman Aichinger di Ibirama ha fatto il proprio esordio nel campionato brasiliano, compiendo un'impresa da record. Lui ricorda: "Nessuno in Brasile riusciva a pronunciare il mio nome. Così mi chiamavano solamente Goleiro Alemão, il portiere tedesco." Ma come ci finisce un promettente portiere delle giovanili tedesche in tutti questi posti al mondo? Lui racconta che l'ispirazione gli arriva vedendo in TV da ragazzino Ratko Svilar, un portiere serbo che giocava nel campionato belga. Così dice alla madre: "Voglio diventare come lui. Se non riuscirò a diventare professionista in Germania, beh, lo farò all'estero." Gioca in 4ª divisione, approda perfino alla nazionale Under 17. E inizia a fare provini con alcune squadre di Bundesliga, il Bochum e il Norimberga, che però lo vogliono ingaggiare per la loro 2ª squadra amatoriale. Lui però è impaziente, vuole un contratto da professionista e lo vuole subito. E così un procuratore gli propone di andare in Malesia. Cosa fare? Accettare un'offerta così particolare oppure pazientare? E seguire la consueta trafila di entrare in una squadra amatoriale di un club di Bundesliga, aspettando l'occasione per far breccia in prima squadra?
La risposta pensate di saperla. È andato in Malesia, no? Altrimenti non saresti qui a raccontarci la sua storia, dopo tutto. E invece il giorno dopo al suo club di quarta divisione arriva un fax dal Bayern Monaco per un provino. E così Pfannenstiel si trova ad allenarsi al fianco di una futura leggenda del club e della nazionale come Oliver Kahn, sotto la guida di un'altra leggenda come l'allenatore dei portieri Sepp Maier, campione del mondo con la Germania Ovest nel 1974. E peraltro inventore dei guanti da portiere moderni. Il responso del provino però è: non sei ancora pronto per diventare professionista, ma puoi unirti alla nostra squadra amatoriale. L'occasione arriverà e nel frattempo potrai allenarti di tanto in tanto con la prima squadra. Qualsiasi giovane promessa del calcio tedesco non ci penserebbe su due volte. Non c'è miglior garanzia di successo che entrare nella struttura del Bayern. Ma ve l'abbiamo detto, Pfannenstiel è uno impaziente. E così rifiuta l'offerta del Bayern e richiama il procuratore. Destinazione Malesia. All'arrivo però sorge un problema. La squadra con cui avrebbe dovuto sostenere un provino decide di annullare, per non usare uno dei quattro posti per giocatori stranieri per il portiere. Alla fine però il procuratore riuscirà a trovargli un'altra squadra e Pfannenstiel farà il proprio esordio da professionista con il Penang. Ovviamente giocando in giro per il mondo in campionati così poco conosciuti, Pfannenstiel ne ha vissute di cotte e di crude. Tanti club che cercheranno di truffarlo, facendolo arrivare nel paese solo per cambiare le proprie condizioni oppure far svanire il tutto. E a Singapore viene addirittura arrestato con l'accusa di aver truccato delle partite. Secondo l'accusa aveva giocato troppo bene. Tanto che delle tre partite oggetto dell'inchiesta, la sua squadra ne aveva vinte due e pareggiata una. Saranno 101 giorni di carcere durissimo per lui, che però alla fine verrà liberato per mancanza di prove. Mentre al suo arrivo in Nuova Zelanda arriva a rapire un pinguino, tenendolo nella sua vasca da bagno. Ha rapito un pinguino! Prima di rendersi conto del fatto che non si tratta affatto di una buona idea e di riliberarlo in natura. Mentre in Armenia viene contattato da un businessman per allestire una nuova squadra e fare da allenatore-giocatore. 3 mesi di lavoro intensissimo in cui riesce ad allestire una rosa di 18 giocatori, ma l'imprenditore che l'aveva assunto svanisce nel nulla. Insomma, una carriera decisamente fuori dall'ordinario, come quello che gli succede un 26 dicembre durante una partita del Boxing Day in Inghilterra. Lui veste la maglia del Bradford Park Avenue e in quel momento ha molto da dimostrare. La stampa l'ha preso di mira perché in uno degli incontri precedenti ha preso 3 gol in un solo tempo e nella ripresa è dovuto entrare un difensore al suo posto. Non sanno che quel giorno Pfannenstiel aveva giocato imbottito di farmaci contro la febbre ed era collassato in spogliatoio durante l'intervallo. Beh, la partita inizia nel modo giusto e Bradford si porta in vantaggio 2-0 sul Harrogate. Ma al 29esimo uno dei suoi avversari, Clayton Donaldson, si trova solo oltre la difesa, con la palla a metà strada tra lui e Pfannenstiel. Entrambi si lanciano sul pallone e l'impatto è tremendo. La sfera entra in porta, Pfannenstiel si rialza, ma poi cade a terra. L'arbitro fischia per convalidare la rete, ma ben presto tutti si accorgono che il portiere tedesco non si è rialzato. Quando il fisioterapista del Bradford va a soccorrerlo, non sente alcun battito nel suo polso. Sono attimi di panico, lui gli somministra la respirazione artificiale. Pfannenstiel riprende a respirare, poi smette di nuovo. E ancora 2 volte il fisioterapista riuscirà a rianimarlo con la respirazione artificiale, prima dell'arrivo dell'ambulanza. Pfannenstiel si risveglierà 1 ora dopo in ospedale, chiedendosi perché non si trovi sul campo da gioco. Gli spiegano che il colpo ricevuto al plesso solare nell'impatto con Clayton Donaldson ha portato a un calo improvviso della pressione sanguigna e al collasso di diversi organi, polmoni inclusi. Insomma, senza le 3 rianimazioni del fisioterapista non avrebbe avuto alcuna speranza di salvarsi. E incredibilmente tornerà in campo poco più di una settimana più tardi, accolto in campo dall'applauso di tutti i tifosi, i suoi e gli avversari. E per la prima volta lo speaker dell'Horsfall Stadium lo acclamerà con la stessa frase che continuerà a usare ogni volta in cui Pfannenstiel tornerà a trovare il suo vecchio club. Diamo il benvenuto a un uomo che ha dato la sua vita 3 volte per il Bradford Park Avenue. Thank you.